Allora, ciao, sono Miriam Bertoli, sono al mio primo Ignite e spero di non ricordarmelo come il giorno in cui una slide mi ha tamponato. Di cosa parleremo oggi? Di donne reti e modelli di relazione. Ho scelto questa foto perché mi piace il fatto che siamo in mezzo tra la terra e il mare. Chi sono? Mi occupo di marketing digitale dal 2000, mi è capitato di cominciare un'esperienza che è quella delle GGD, Girl Geek Dinner, e mi è capitato anche di essere tante volte l'unica donna in mezzo ad altri uomini a parlare di marketing, internet, tecnologie, cose più o meno nuove. Questa slide, questa presentazione nasce quindi unendo dei puntini, puntini di libri che ho letto, di cose che ho ascoltato, di amici con cui ho parlato, ed è nata proprio quasi per caso l'argomento, no? Mettendo insieme cose diverse. Il primo puntino riguarda appunto le donne. E donne perché vabbè, capita a tutti insomma di averne una in famiglia se non di doverci vivere o lavorare insieme e molto in questo periodo insomma qualcuno dice che se vogliamo superare la crisi dobbiamo arrivare a far diventare importante anche l'altra parte della rete. Questi sono un po' di numeri, donne che lavorano in Italia rispetto alla media europea. Questo è il numero, questo è quello che succede dopo il primo figlio, quindi dal 71 della media europea, in Italia lavora il 59% delle donne. E che cosa succede poi a un anno dalla laurea? Questo è lo stipendio medio di un uomo e questo è lo stipendio medio di una donna. Insomma, non è che sia tutto rose e fiori, anzi, questi sono solo alcuni dati, però insomma, se poi vogliamo andarne a cercare degli altri non troveremo delle tendenze molto diverse. Questa è una media di quello che succede in tanti settori, ma vediamo a vedere cosa succede in un settore molto innovativo, per esempio quello del digitale. Questa è una foto dallo IAB Forum, che è l'evento sul marketing digitale in Italia, e le proporzioni sono sempre più o meno queste. Quindi compariamo sul palco in rappresentanza di... ma anche se magari da quest'altra parte ce ne sono tante di donne che avrebbero cose intelligenti da dire. E allora ho cominciato a chiedermi perché questo. Il punto, secondo me, insomma, senza stare qua con ambizioni da sociologia, da sociologa, c'è sicuramente qualcuno che ci ha fatto anni e anni di studi, secondo me è che c'è, in maniera diretta o indiretta, sempre una cosa che ci viene passata nella mente è state un passo indietro, ok? Stai un passo indietro, non alzare troppo la voce, non ti mettere troppo in mostra. Però, calma, non voglio sparare un ignite sulla condizione della donna nella società postmoderna. Quindi non è questo l'obiettivo di questi pochi minuti, soprattutto a quest'ora del pomeriggio. Il punto è anche il fatto che comunque cose belle ne stanno succedendo. Questa è una, vi parlavo delle GGD prima. Un gruppo di ragazzi che si mette insieme per parlare di nuove tecnologie. Movimento internazionale, tra l'altro, quindi presente in tantissimi paesi nel mondo. Poche settimane fa abbiamo fatto nel gruppo Nord-Est un incontro con altre reti che si sono attivate nel territorio. Per esempio l'AIESEC, piuttosto che Ecosistema di Gino Tocchetti che ha parlato prima. Quindi da un gruppo si passa ad una rete di persone che interagiscono. E questo è il secondo puntino. Quello delle reti. Reti è una parola che sentiamo tantissimo in questi tempi, no? Perché? Perché è un nuovo modo di stare in relazione. Questa forse la conoscete, è la blogosfera italiana, Vincos. Lavoriamo tutti, probabilmente tutti quanti siamo qui perché siamo entrati in relazione con l'Alessandra piuttosto che con altre reti che ci hanno portato a Romagna Camp. Lavoriamo in rete molto probabilmente. In una rete tipicamente ci sono dei nodi e proprio attraverso uno studio delle reti qualche anno fa ho letto questo libro che vi consiglio, è tradotto anche in italiano, di questo studioso ungherese che si chiama Barabasi e lui dice io studio le reti, che siano reti biologia come sentivamo prima piuttosto che reti politiche, reti sociali e parla di un sacco di cose, parla di app, parla di reti piccolo mondo, è interessante perché permette di capire molte delle cose che succedono sui social media. Non come a dire che tutto è scritto, però quasi. Poi ho parlato con un mio amico che sta facendo una tesi di dottorato sulle reti d'impresa e se ne parla molto anche sui giornali, cioè che cosa sono queste reti d'impresa? Sono delle imprese, molto spesso piccole e medie imprese, che si mettono insieme per essere più competitive, ma non facendosi acquistare, facendo una fusione. Si mettono insieme con un contratto di rete perché condividono obiettivi, condividono delle attività. E quindi è un altro modello
per interagire fra imprese. E ce ne sono sempre di più e ci sono anche degli incentivi fiscali per partire con delle reti d'impresa. Passo successivo, per un insieme di coincidenze fortuite, quest'estate ho letto un libro che si intitola Leadership. Il sottotitolo è Rottamare la mistica della leadership per farci spazio nel mondo. Quindi la teoria di questo autore, Deo Vitullo, dice: nella complessità crescente che c'è attualmente non basta più il leader come era una volta, no? Che stava sopra, perché c'è troppa complessità, non lo riesce a gestire, seguono più delle guide che dei leader. E soprattutto, dice, emergono gli stili di relazione che sono più femminili, ma che non vuol dire che sono delle donne, cioè hanno dentro delle variabili che sono più proprie dell'essere femminile. E allora ho cominciato a mettere insieme tutti questi puntini, ho detto, beh, emerge un modo di stare insieme, di interagire in tanti campi, e probabilmente insomma ne vedremo sempre di più, che è basato proprio su non delle strutture di vertice, ma delle strutture che sono più strutture a rete, quindi dove non c'è un vero e proprio vertice e poi si scende a piramide, ma ci sono certamente degli hub che però poi attivano comunque relazioni fra più punti e fra più nodi. E poi ho fatto un passaggio in più, ho detto, beh, proviamo ad unire questi due puntini, il puntino prima che era donne con il puntino reti. Probabilmente c'è un'opportunità nella rete come la conosciamo noi, per valorizzare quelle che sono le tipiche competenze femminili. Quindi se stiamo dicendo che c'è una rete che abilita delle relazioni pari, probabilmente questa rete può anche mettere nella condizione molte donne di non dover fare quel passo indietro di cui si parlava prima. E qui in qualche modo avrei potuto finire la presentazione parlando di rete, donne che si mettono in rete come opportunità, non solo naturalmente per il gentil sesso così chiamato, ma per tutti. E ci sono comunque esperimenti e sempre di più si comincia a parlarne, no? Del fatto comunque di, pensiamo anche solo a tutti i gruppi d'acquisto. Poi ho detto, ma facciamo un passaggio in più, provo ad unire un altro puntino e vediamo se riesco ad unirlo proprio a Romagna Camp. C'è una cosa che si chiama TED, non so se la conoscete, sono delle conferenze di livello altissimo, organizzate attualmente da Chris Anderson. TED ha formula TEDx, quindi eventi in giro per il mondo, e poi c'è TED Women, che è dedicato a tematiche che sono tipicamente femminili. Sul palco del TED ci sono spesso delle donne molto molto in gamba, per esempio ce n'è uno speech recente di Isabella Allende, che vi consiglio di cercare su YouTube e vedere. All'interno di TED Women hanno esteso la formula degli eventi, gli eventi che si possono tenere in giro per il mondo, e ci sono anche i TEDx Women. E il tassello in più è, siccome ce n'è uno fra poco, che è all'inizio di dicembre, perché non provare ad attivare le reti che ci sono qui oggi a Romagna Camp e vedere se riusciamo a portarne uno anche qui in Italia, se non prossimamente, almeno per l'edizione dell'anno prossimo, comunque cominciare a ragionarci e a parlarne per questo, uomini e donne indistintamente, nel senso che poi non diventa più il fatto di come lo facciamo, ma diventa mettiamo in comune le reti che abbiamo e vediamo se riusciamo a farlo partire. Se vi interessa, continuiamo a parlarne.